Sì, grazie Paolo per la linea. Dunque c'è l'imbarazzo della scelta per Beppi Pillon. Prima partita del girone di ritorno domani, Pescara-Cremonese, con inizio alle 21. Assente il solo nazionale Elisalde. Per Balzano qualche piccolo problema legato al fatto che Balzano, insomma, è stato influenzato in questa settimana, si è allenato solo in un paio di occasioni e quindi potrebbe non partire dall'inizio. Difesa confermata, la difesa che è stata schierata a Salerno prima della sosta, con Ciofani a destra, a sinistra del Grosso, in mezzo nel cuore del reparto arretrato Gravione e Scognamiglio, tre pali naturalmente Fiorillo, e davanti Marras, Mancuso, riferimento centrale, con Antonucci a sinistra. Qualche dubbio a centrocampo, visto che insomma ha tanta abbondanza in questo momento Pillon. La Cremonese viene dal 4-0 perentorio netto meritato prima della sosta ai danni del Perugia, ma sta disattendendo le aspettative della vigilia. È una delle squadre più forti del campionato di Serie B, ha detto Pillon. Domani probabilmente non ci sarà Paulinho e neanche Montalto dal primo minuto, quindi Piccolo e Carretta dall'inizio. L'ex Danilo Soddimo, arrivato dal Frosinone. L'ultima sul mercato, perché ieri Sebastiani ha dichiarato testualmente: si avvicina Marco Tumminello, però la situazione rimane ingarbugliata. Vedremo nei prossimi giorni. L'accordo con l'Atalanta è stato già trovato da tempo. Ed ora ascoltiamo i brani più significativi della conferenza stampa di Beppi Pillon. Non vorrei rivedere gli errori che mi ha fatto a Verona, in parte a Palermo, certe situazioni di gioco che ci hanno penalizzato, e non vedevo quella squadra con la cattiveria agonistica giusta. Perciò quando noi abbassiamo la carica nervosa, la intensità di gioco, il giocare di squadra, è quello che non vorrei vedere, perché ogni allenatore, non solo io, lavora sul campo per vedere poi tutto quello che tu fai durante la settimana. Alla luce della prestazione offerta ieri dalla Salernitana, che ha vinto molto bene a Palermo, Pescara deve puntare alla promozione diretta. Noi dobbiamo puntare a giocare bene tutte le partite, cercare di fare più punti possibili. Non dobbiamo commettere l'errore, oddio, cosa succede se non vinciamo? No, noi dobbiamo fare il nostro percorso, dare continuità dei risultati, che è sempre quello che poi alla fine paga. A proposito di squadre che hanno disatteso in un certo senso le aspettative della vigilia, proprio la Cremonese che affronterete domani. Io credo che la squadra della Cremonese, cioè, alle volte vedi come è in Serie B, se non hai il piglio giusto. Per me, di giocatori in assoluto, una delle squadre più forti del campionato. L'ho detto all'inizio, ma lo ridico adesso. Fra l'altro, leggo che stanno cercando di prendere dei giocatori non importanti di più. Perciò è una squadra da prendere con le molle. Lo testimonia il 4-0 che ha fatto contro il Perugia. È una squadra che la velocità e il ribaltamento di fronte sono molto bravi. Perciò io la considero una delle squadre sicuramente più forti del campionato. Queste dunque le dichiarazioni rese alla vigilia di Pescara Cremonese dalla tecnico biancazzurro. È tutto dall'appoggio degli Ulivi. La linea può tornare a te, Paolo.